Allora, gentili amici, buonasera e riprendiamo le nostre attività che in verità non si sono mai fermate da un punto di vista professionale, data la attività comunque del governo che con il decreto di agosto ha messo in campo una serie di iniziative ancora tutte tra virgolette da scoprire, che però hanno creato e stanno creando in qualche modo agitazione, perplessità ma anche interesse tra imprese e contribuenti. Nel mese di agosto si è parlato tanto del bonus, quello del 110%, lo ribadiamo velocissimamente: c'è la possibilità di effettuare lavori a costo zero per i proprietari di immobili, prime case, ma soprattutto non soggetti con partita IVA, case singole o case nei condomini. C'è la possibilità quindi di non sostenere costi, perché all'ipotesi principale, che è quella della detrazione d'imposta in 5 anni delle spese che si sostengono, si sono affiancate le altre due possibilità, che sono quelle di cedere l'importo dei lavori all'impresa che fa i lavori e non cedere il totale 100 ma addirittura 110, oppure c'è l'ulteriore possibilità che l'impresa che fa i lavori lo ceda addirittura alla banca e quindi ceda questo 110% alla banca. Quindi sul lavoro di 100, io che sono proprietario di una casetta, di una villetta, posso avere o una detrazione d'imposta in 5 anni oppure lo cedo all'impresa che fa i lavori, che gli si trasforma in credito d'imposta per 110, e l'impresa addirittura lo può cedere a una banca, a un istituto bancario, sempre per 110. Quindi in sostanza io che sono proprietario di casa, se faccio determinati lavori che poi si sostanziano in miglioramento energetico, miglioramento sismico, si vengono chiamati interventi trainanti, se faccio determinati lavori di fatto non spendo niente. E quindi c'è stata una circolare, la 24E, promulgata a metà mese di agosto, che ha parlato di questi aspetti. Inoltre, nel mese di agosto è sempre venuto fuori che il famoso bonus per le biciclette è ancora in itinere. Si attendeva, ne parlammo, un'app sulla base della quale, scaricandola dal cellulare, sul cellulare si poteva avere un codice che poi si doveva comunicare al rivenditore per avere questo bonus massimo 500 euro, però il governo, il legislatore sostanzialmente ci ha detto di pazientare un attimo, stanno definendo come sviluppare questo bonus biciclette. Invece è abbastanza interessante l'aspetto dei crediti d'imposta, perché il 7 settembre scadono le domande su Agenzia delle Entrate per poter avere un credito d'imposta pari a massimo il 60% degli interventi fatti per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro a seguito del Covid, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 34 del 2020. Oppure la possibilità di avere sempre il credito d'imposta, esiste la possibilità di avere sempre il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell'articolo 125 del decreto legge numero 34 del 2020. Quindi sia se ho la possibilità di sanificare gli ambienti di lavoro, che poi di fatto è un obbligo, se ho avuto la possibilità, ma di fatto stabilita da legge, di sanificare gli ambienti di lavoro e quindi ho sostenuto delle spese,
sia se ho acquistato dispositivi di protezione tipo mascherine, plexiglass, sanificatori e quant'altro, ho la possibilità di avere i crediti d'imposta. Nel primo caso la domanda deve essere fatta entro il 30 novembre 2021, nel secondo caso, quindi il caso dei dispositivi, mascherine, sanificatori eccetera, la devo fare purtroppo entro il 7 settembre 2020, quindi i tempi sono in questo secondo caso estremamente rapidi. Abbiamo detto che la domandina si fa sul portale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate ha anche in queste ore fornito una sorta di guida per poter usufruire di questo credito d'imposta. La procedura è abbastanza automatica e, come ho detto prima, il credito d'imposta può essere massimo il 60% delle spese considerate e non può essere superiore a 60.000 euro. La procedura, ripeto, è sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'ultimo credito d'imposta che si affianca a quelli dei quali abbiamo già parlato in passato, sia quello della pubblicità, sia quello per l'acquisto di materiali e quant'altro, o meglio acquisto, chiedo scusa, attrezzature, e quindi beni strumentali, dicevo, un ulteriore credito d'imposta che è venuto fuori proprio in questi giorni è il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società e associazioni sportive. È estremamente interessante questo credito d'imposta perché dà diritto, ferma restando la totale deducibilità delle spese che vengono sostenute per sponsorizzare le squadre di calcio, le squadre di basket, le squadre di pallavolo, almeno totale e indiscutibile deducibilità fino a 200.000 euro, quindi sancito ultimamente anche dalla Cassazione. Quindi fermo restando questa deducibilità, il legislatore ha stabilito che il 50% delle spese che io sostengo per promozionare, per sponsorizzare, per fare pubblicità a società o associazioni sportive e anche leghe, diventa credito d'imposta. Quindi doppio vantaggio: io da un lato ho la totale deducibilità dei costi di sponsorizzazione di pubblicità, diciamo fine 200.000 euro senza avere nessuna contestazione, dall'altro anche il credito d'imposta pari al 50% delle spese che sostengo. Ovviamente però queste spese sono mirate e il legislatore dice in modo chiaro che possono essere sostenute a favore di A, leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, quindi se io voglio sponsorizzare la Lega Calcio, per dire, o la Lega di Pallacanestro, ho il credito d'imposta pari al 50%, oppure ho il credito d'imposta se pago campagne pubblicitarie di sponsorizzazione eccetera nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Quindi sostanzialmente mi viene da pensare che chi sponsorizza, perdonate la parentesi diciamo locale, la Juve Caselta, la Volalto, la Casettana Calcio, ha la possibilità non solo di dedurre i costi ma anche di avere questo credito d'imposta che è grosso perché pare al 50%. In questo caso qui le domande non si sa ancora quando debbono essere fatte, ce lo dirà a breve l'Agenzia delle Entrate, sicuramente però si sa che le spese devono essere quelle sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Quindi in linea generale ad oggi esistono quattro crediti d'imposta: questo qui per la sponsorizzazione delle attività sportive in genere, delle società sportive in genere e delle leghe, il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali, il credito d'imposta per gli investimenti
investimenti in termini pubblicitari su televisioni, radio, giornali, e poi i crediti d'imposta Covid. Quali sono i crediti d'imposta Covid? Quello per la cui domanda scade il 7 settembre per quanto riguarda mascherine, dispositivi di protezione, e poi quello la cui domanda scade il 30 novembre per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Quindi diciamo che per chi paga di imposte, cioè per chi paga imposte, i crediti ci sono. Poi c'è il problema generale che con la crisi che c'è oggi, chi è che paga imposte, ma questo è un altro discorso. C'è da dire però che questi crediti possono essere utilizzati anche per compensare i contributi che si pagano per i dipendenti o per se stessi. Grazie.